esportazioni della Liguria. Quindi credo che l'importanza del settore sia anche proprio nei numeri. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare, me lo concederete, i pescatori. Pescatori perché oggi sono particolarmente numerosi, alcuni di loro vengono da una giornata di pesca e quindi gli abbiamo chiesto anche un sacrificio per essere qua. Però, come vi dirò poi nella breve relazione, abbiamo bisogno di momenti di aggregazione, abbiamo bisogno di far vedere che siamo uniti, di uscire con delle proposte che siano sensate. Il settore deve ricostruire la sua dignità, noi non possiamo continuare a sopravvivere, noi dobbiamo vivere dignitosamente. Per cui le cose che chiediamo e le proposte che facciamo in questo documento guardano solo alcuni temi, perché è chiaro che non si poteva fare una cosa a 360 gradi perché altrimenti vi avremmo tenuti qua qualche mese. Però diciamo il fatto che a questo tavolo noi abbiamo i tre poteri legislativi, perché abbiamo la Commissione Europea, il Ministero e la Regione, quindi sono i tre che emettono le norme. E abbiamo l'ammiraglio che ci ha omaggiato con la sua presenza e che quindi è la parte diciamo, dei controlli che in parte non vediamo chiaramente benissimo, però dobbiamo anche dire che con la Capitaneria da anni, in particolar modo nel Ponente, abbiamo ottimi rapporti di collaborazione, ognuno ovviamente nei suoi ruoli, e poi con, diciamo, con la direzione marittima da anni portiamo avanti quello che è forse uno dei problemi più grandi che voi sentite, la lotta alla pesca illegale intesa come quella che viene praticata da pseudo pesca sportivi o diportisti che poi in realtà non sono, perché noi mi preme di ricordarlo, come Lega Pesca non siamo contrari ai dilettanti e ai pesca sportivi, noi siamo contrari a tutta quella massa di persone, purtroppo sempre più numerose, che fanno concorrenza sleale creando un mercato sommerso e parallelo al nostro. Per cui da parte della Capitaneria in questi anni abbiamo avuto un grande aiuto. È chiaro che è un fenomeno grosso, è un fenomeno difficilmente controllabile, perché bisognerebbe avere mezzi che in questo momento credo sia, sarebbe utopico pensare che possano essere messi in campo. Ora, la relazione in alcune parti vi chiedo scusa, ma la leggerò perché sono cose molto tecniche, non vorrei poi confondermi un mese con un altro o un numero con un altro. È chiaro che noi qua, e in questa stanza siete veramente tanti, non possiamo dimenticarci che la Liguria con le sue 530 imbarcazioni rappresenta veramente poco in Italia. Tutte le barche della Liguria sono meno delle imbarcazioni che sono presenti nel porto di San Benedetto del Tronto. E questa cosa spesso ce la dimentichiamo, ma quando la dico mi sembra quasi di dire un paradosso, però è così. Per cui difficilmente riusciamo a essere incisivi su quelle che sono le scelte, anche perché è chiaro che ogni amministrazione che legifera, le leggi sono fonte di mediazione, vengono le varie parti contrattano. E noi nel nostro piccolo contiamo poco, ma credo che con l'aiuto appunto delle persone che sono qua al nostro tavolo, delle amministrazioni che rappresentano, possiamo provare a sensibilizzare e a far capire che cosa siamo in realtà. Noi non abbiamo in nessun
una parte della Liguria, imbarcazioni che vanno oltre i 26 metri. Abbiamo 3 imbarcazioni in tutta la Liguria che sono sopra i 24 metri, il resto parliamo tutto di imbarcazioni piccolissime.